Buongiorno a tutti quanti voi amici telespettatori, siamo al bar alla Piazzetta, da Piazzetta Cocchia, e grazie agli amici, allo staff che ci ha accolto calorosamente questa mattina, anche se devo dire la verità siamo in tantissimi e figuratevi che i due amici, lì, la strana coppia, li abbiamo posizionati, parcheggiati per il momento all'esterno del bar, li teniamo in castigo, poi dopo li avremo come ospiti della nostra trasmissione. E che ospiti, il Barone Rosso e Mr. Rubicco, il nostro caro compare Aurelio, buongiorno. Buongiorno a lei, devo fare una cosa importante, perché ci sta mio nipote che è a Vercelli e ci segue sempre. A Vercelli? Fa a Vercelli, sì, Coppola Sabino, registra e lo manda come sms al papà che sta a Candida. Quindi un saluto particolare, grazie. Vercelli, sì, un salutone a tutti gli amici che ci seguono. E la scorsa settimana abbiamo avuto anche dei messaggi molto carini dalla Pennsylvania, pensate un po', salutiamo tutti gli amici che stanno negli Stati Uniti o comunque all'estero, che seguono Chiacchiere e Caffè la mattina, sempre in diretta su Telenostra e Prima TV dal bar La Piazzetta questa mattina. Facciamo un bel colpo di fisarmonica per gli amici del bar La Piazzetta che ci ospitano questa mattina e ci avranno con loro ancora per tanti giorni. Ecco qua che è entrato, ha fatto l'incursione il nostro Barone Rosso, la strana coppia Rubik. Ma no, ma non è possibile, al centro della pista iniziamo alla grande, a gonfie vele anche stamani. Complimenti. Buongiorno a tutti, buongiorno. Voi vi svegliate sempre così, la sì, sempre mattina, così. In allegria. Abbracciati. Frizzanti. Come due koala. È chiaro. Abbiamo tanti ospiti questa mattina, tanti amici che tra poco scopriremo con l'obiettivo di Luciano Mangiante, il nostro Barbalupo. Eccolo, il barbiere più bianco-verde del mondo. Eccolo qua, prego, un passo in avanti, Barbalupo, verso la telecamera. Il barbiere più bianco-verde del mondo che ha il lupo in testa, e ce l'ha talmente in testa che eccolo qua, lei è insomma il lupacchiotto, gli è spuntato il lupacchiotto dai è capelli. È uscito di fuori alla testa il lupo. Sempre più bianco-verde, vediamo come è confezionato questa mattina con sciarpe e sciarponi. Con la bandiera dell'Avellino sulle spalle, insomma, lei sì che è un lupo doc, G, no? Un lupo doc. Faccio un forza lupi, proprio per svegliare i nostri amici. Forza lupi! Forza lupi! E il nostro Barbalupo. Mercoledì tutti ad Aprilia! Tutti ad Aprilia! Andrea, c'è anche Andrea, vieni Andrea! Elia, ciao Elia. Buongiorno a tutti. L'ho chiamata Andrea così, insomma, sai, tra tanti ospiti, tanti amici, capita. Andrea, tu sei un appassionato di giocatori, vero? Sì, sì. Di giocatori degli anni 80. Passati, sì. Ma come mai ti è venuta questa fantasia, insomma? Non lo so. Sei rimasto folgorato da qualche calciatore in particolare? No, vabbè, all'epoca ce n'erano tanti di grandi campioni, soprattutto in Italia. Poi era l'epoca degli anni d'oro dell'Avellino. Bravo Elia, insomma, segui anche la memoria, quello che è stato l'Avellino anni e anni fa. Vabbè, lei non si intende di calcio. No, c'è una cosa bellissima, beata gioventù, insomma. Hai visto, abbiamo una new entry, il nostro Elia. Elia, resta con noi, anche perché adesso vado a sorprendere gli altri amici che questa mattina sono al bar La Piazzetta. E vieni Usignuolo, vieni! Abbiamo il nostro Usignuolo, Jerry, come va? Buongiorno a tutti, va benissimo, va bene.
Lei cinguetta questa mattina, sì? Beh, speriamo di fare qualche cosa di buono per... La faremo sicuramente per tutti gli amici e spettatori. Ma che bella signora, si dà fin rumuno. Al volo, in diretta per Telenostra e Prima TV. Prego il caffè per voi e Pelé del Gaudio. Pelé, la squadra, come vedi, si è amplificata. Siamo al massimo. Sì, sì, è al massimo della capienza. Siamo contenti per l'Avellino, ha vinto io sabato contro la Risparmio, come si chiama? Adesso chiediamo Castiga a Carmine Osco. Carmine, grazie per la tua presenza. Prego. Abbiamo tanti lupi. Questa è una cosa che mi riempie il cuore. Sì, questo è un covo di lupi dove ci sono tanti tifosi dell'Avellino che sono tornati a gioire, anche se il distacco tra la vetta della classifica è rimasto immutato, perché il Trastevere. Dacci una mano questa mattina, dai pure un'occhiata ai quotidiani, dopo ti vengo a sorprendere con l'obiettivo. Cesare Ventre, buongiorno a tutti. Cesare, come va? Che è successo? Ieri ho fatto a botte con un bergamasco lì a Bergamo. Sì, perché l'Inter ha peso, ha preso quattro pappine. Un campo un po' maledetto quello, sì, di Bergamo. Sì, l'Inter infatti le busca quasi. Però ha vinto l'Avellino. Ha vinto l'Avellino, quindi forza lupi. Contro il Real Madrid, perché sembrava il Real Madrid l'avversario. Ah, ecco, solamente la divisa. Dove è andato il nostro Meteo Pep? Signora, mica ha visto Meteo Pep questa mattina? Meteo Pep, non l'ha visto. Tu hai visto Meteo Pep? No. Meteo Pep, dov'è il nostro Meteo Pep? Se può venire il nostro Meteo Pep, eccolo! Eccolo, il personaggio più desiderato e più richiesto al mondo, Meteo Pep. Come va? Buongiorno ai miei fans, buongiorno a tutti. Iniziamo alla grande. Buongiorno in redazione. Tra poco diamo vita al meteo. Tra poco il meteo, la rassegna stampa. Si sono scatenati gli amici di Chiacchiere e Caffè. Vi voglio sempre ricordare che siete in diretta su Telenostra e Prima TV. Questo è il bar La Piazzetta. Arrivederci signora, che Dio sia con lei. E volevo anche salutare l'Alfo Volante, Alfonso Tarantino in regia, che sicuramente sarà in collegamento con noi. Caro Alfo, sei sempre il numero uno, il principe della regia, in console, sempre a muovere i bottoni, sempre in sintonia con lo spirito goliardico della nostra trasmissione. Un saluto speciale vediamo da parte di Alfonso per la nostra trasmissione, che questa mattina è particolarmente animata. Grazie Alfo Volante. Noi torniamo in diretta sempre al bar La Piazzetta. Hai con i nostri amici in allegria, ti fanno trasmettere in allegria, sì, l'allegria. Tra l'altro abbiamo anche Vitone Chimenti. Jerry, te lo ricordi Vito Chimenti, il re della bicicletta? Era famoso per la bicicletta, sulla fascia partiva, c'era un gioco da circo, però era bravissimo veramente. Elia, tu te lo ricordi, sì, visto che tu sei un appassionato di giocatori, il grande Vito Chimenti, il re della bicicletta. Sì, che poi ha avuto anche se non entrò mai in campo, è stato con la Lazio nel 73. Poi l'anno dopo, però, la Lazio, quando lui già non c'era più, vinse lo scudetto. Capocannoniere il grande Giorgione Chinaia. All'epoca era uno squadrone anche composta da Luciano Rececconi, che poi morì in circostanze mai. Quindi tu conosci tutto, sei un'enciclopedia, una Bibbia vivente del calcio. Resta con noi il nostro amico Barbalupo, figurati se non si ricorda di Vito Chimenti. Come che non se lo ricorda? Se Luciano Mangiante mi accompagna con l'obiettivo. Noi lo prendiamo dal Catanzaro. Adesso mostreremo la bicicletta, non abbiamo il pallone, però come incrociava le gambe per poi... eseguire la famosa bicicletta, la verità me lo ricordo poco, però ecco qua, faccia un incrocio di gambe così la bicicletta. Ecco qua, questa era più o meno la bicicletta, è venuta la mezza bicicletta. Lo ricordo solo che segnò contro la sua ex squadra allo stadio San Paolo con l'Avellino, contro il Catanzaro. Affascinante questa mattina con il lupo in testa. Noi in testa abbiamo anche la musica, non solo il lupo, arrivano altri amici a tenerci in compagnia. Adesso una bella canzone, così ci organizziamo. Sì. Ci mandano tanti saluti alla famiglia Bruno in America.
e vogliono ascoltare voi, Palomba Notte. Palomba Notte, chi la canta Palomba Notte? Usignuolo, dove stai? Ecco, stai in collegamento via satellite con gli Stati Uniti. Maestro Ottavio. Sì. Preparati con la palomba di notte, io passo la patata bollente al nostro amico Michel Bourbon. Palomba e notte, allora ci sei? Devi riscaldare l'udola, già fatto, tutta devi cinguettare un attimo, vieni però più al centro campo. Allora palomba e notte, tra l'altro che può cantare l'usignolo, certamente. Che può cantare la palomba e notte, l'usignolo. Certamente, d'altra parte ha telefonato Carmine, il nostro appassionato, diciamo così, che ci segue sempre. Lo salutiamo con affetto. Come gli ho anticipato il brano, madonna, bellissimo, mi fai contento. Una bella giornata. Per Carmine che si risveglia con l'ugola dell'usignolo, palomba e notte. Prego, Gerardo, guarda l'obiettivo. Allora, tieni mente sta palomba. Come zombe, come vola, come torna nata vuota, sta ceroce l'attentà, palumme che se non l'umma, non è rosa, è gessomino, e tua forza che avvicino e potessero bruciare. Vattene loco, vattene pazzarella, va torna con bella, questa bella e bella. O picai pure, ma baglio piano piano, e con una stringa a mano, per te ne vuole cacciare. Va bene, standing ovation per il nostro usignolo. Complimenti usignolo. Ecco, lei continui a cinguettare, perché ci chiedono sempre quando lei canta, vabbè, ma l'usignolo, qual è il verso originale dell'usignolo? Michele è l'ottimo barone. Ah, il barone rosso è colui che dà il verso all'usignolo. Cioè, come fa questo usignolo? Ma io l'appoggio, do una spinta all'usignolo. No, dico il cinguettio dell'usignolo. Ecco qua, è un usignolo appena sveglio, un usignolo ancora in pigiama, diciamo. Se riusciamo a girarci con l'obiettivo, anche a presentarvi gli altri amici, buongiorno, ma che bella compagnia questa mattina. Buongiorno. Tutto bene, sempre tutto a posto? Abbiamo portato le nocciole. Oh, facciamo vedere le nocciole, il presidente dei presidenti, il presidente delle nocciole, giusto per fare una sintesi. Buongiorno. Ecco qua, le facciamo vedere a tutti gli amici che sono in sintonia con Telenostra e Prima TV, queste chiacchiere nocciole. Questo è pulito e tostato. E queste sono made in Irpinia. Avellino. Il trionfo delle nocciole, questa mattina consumate sempre le nocciole, vero signora? Consumate sempre le nocciole di Avellino che hanno una marcia in più. Sì, sì. Perché ci sono tanti amici che ci seguono anche dall'estero. Ecco, all'estero le nocciole avellinesi arrivano, presidente. Come no? Queste sono. Guarda che noccioloni. Questa è tutta avellinese. Guarda che noccioloni. Quelle sono in mortarelle e quelle sono tostate. Le nocciole fanno bene al cuore e sono ottime in cucina. Ah, fanno bene anche al cuore, attenzione perché è caduta qualche nocciola. Come vedete, questa mattina una trasmissione particolarmente ricca di sorprese. Sì. In Alta Italia le usano molto in cucina, noi qua le usiamo poco, però sono ottime. Sono ottime le nocciole irpine, le nocciole avellinese. Noi ringraziamo il presidente, ovviamente restate con noi. Vi faccio spazio dribbling tra i presenti. Carmine Lupo, tu hai visto Vito Chimenti, l'immagine del re della bicicletta. Vito Chimenti, andiamo alla stagione 81-82 se non ricordo male, e ci deliziò anche con delle perle
e mise in atto 2-3 volte anche il suo popolare gesto, quello della bicicletta. Barbalupo prima ha tentato di ripetere. È un po' più impegnativo, insomma, anche da fermo bisogna saperlo fare, mentre la Rabona bene o male riesce a colpire il pallone da fermo, però la specialità della casa per Roccotelli era quello di farlo in velocità, quindi ci riuscivano in pochi, probabilmente solo lui in quel modo. E per Vito Chimenti la stessa cosa, lui riusciva in corsa a fare questa bicicletta e a saltare gli avversari in grande stile, con estrema facilità, nonostante insomma un fisico un pochino tacchiatello. Sì. Non è stato qualche altro giocatore, Cesare, che poi ha ricordato in qualche modo per acrobazia il nostro Vito Chimenti? Va bene, parlammo l'altra volta, un po' Roccotelli con le sue magie, poi non ne ricordo in particolare. C'è stato Pelé del Gaudio, però, che abbiamo alla mia destra, insomma, Pelé, se viene un po' più a centrocampo, così, sì, ecco qua l'obiettivo di Luciano Mangiante. Quale altro giocatore tu ricordi per prodezze balistiche, per acrobazie, che magari si è distinto nel campionato con la maglia biancoverde? Ma io penso che in Italia le particolarità le abbiamo avute proprio noi dell'Avellino, sia con Roccotelli che sia con Chimenti. Perché Roccotelli faceva questo tipo di, come si chiama, rabona in corsa, invece Chimenti la faceva un po' più da fermo la bicicletta, era un gesto più accessibile. Quello di Roccotelli assolutamente no, però quello di Chimenti era un gesto più accessibile, tanto è vero. Anche in corsa Chimenti, Chimenti anche in corsa attuale, mentre da fermo abbiamo visto Neymar farlo ai mondiali, insomma, per fare un nome. Ardiles con l'Argentina 78. Ma quindi addirittura c'è chi ha preceduto Neymar. No, quello, diciamo, dal punto di vista tecnico è molto più difficile secondo me quello di Roccotelli. Come ha detto Carmine, Chimenti sì, lo faceva pure in corsa, però Roccotelli faceva un gesto balistico, aveva una movenza anche con le mani, spostava tutto il corpo a sinistra e metteva il tacco. A proposito di grandi assi biancoverdi, addirittura vedo una reliquia del calcio avellino. Facciamo vedere. Ecco qua, sì, facciamola vedere per facciamo bene. Vedere, no, facciamo inquadrare. L'Avellino l'hai portata tu? No, è del bar. Ah, è del bar, quindi complimenti l'Avellino, alla piazzetta biancoverde. Quell'anno l'Avellino pareggiò 0-0 a Napoli, era il primo anno di Maradona. 84-85. Inizia pure con il Milan. Si iniziano a riscaldare gli animi. Questa, fotografia che ci sta pure mio padre qua. Il primo a destra e Angelillo a sinistra. Questa, Mister Nando del Gaudio. Questo è l'anno 84-85, il famoso anno che è l'ultima giornata sono e se si tolse la mano. Il nostro Elia, che è appassionato di giocatori di calcio anche in una certa epoca, ricordi questa formazione Avellino 84-85, 85-86? Sì, certo, anche se l'anno, la stagione migliore fu nell'86-87, quando con 30 punti sfiorammo la Coppa UEFA, che andò al Milan a 35 punti. Qua di una di queste stagioni ricordo anche quando Colombo segnò contro il Verona, che vincemmo 2-1. Verona perse l'unica partita fuori casa e aveva Garella in porta, che era poi il portiere senza mani, che vinse anche con il Napoli. Insomma, tu conosci tutto e tutto del calcio. Sei un album Panini vivente, possiamo dire. Ebbene, complimenti al nostro Elia. Facciamo vedere al nostro pubblico che bontà stanno sfornando adesso gli amici, i ragazzi del bar La Piazzetta. Tante belle pizzette calde. Scusa, vieni, perché lo presentiamo. Lui è il patron del bar La Piazzetta. Buongiorno. Grazie intanto per l'accoglienza. Un applauso. Ecco qua. Insomma, ogni mattina ci sono queste pizzette. Bene, complimenti. Ovviamente cornetti a volontà pure, ma le pizzette sono davvero fantastiche, fenomenali. Diamo uno sguardo anche alle nocciole che ci ha portato il presidente dei presidenti. Questa immagine la dedichiamo a tutti gli amici che magari ci stanno seguendo dall'estero, dagli Stati Uniti, e sono davvero in tanti. Offriamo a loro questa immagine delle nocciole. Sì. L'angolo della poesia, visto che Cesare dice poesia, Aurelio dice poesia, vorrei dire una poesia. Pure tu? Sì. Vuoi? Qual è la tua poesia? La voglio dedicare a me. Sì, sì. La voglio dedicare al maestro Dubicco. Al maestro Dubicco? Attenzione, c'è bisogno del bollino rosso oppure va bene? No, così, no, va bene. Insomma. Vai, sì. Non giusta niente coppa a chi sumunne, che io cagnare per te un'ora soltanto. Devo essere anche in tuo cuore ogni momento. Ogni momento penso sempre a te. Lontana da te sono un pescatore senza mare.
Dana dice che una primavera senza ciuri. Commovente, devo dire, uno slancio poetico, un apostrofo rosa di mattina, te l'aspettavi? Buongiorno, buongiorno, sì. Bellissimo, veramente bellissimo. Piacerebbe pure a te ricevere una poesia di questo tipo. Posso ringraziarlo? Ma come, no, fate pure approfittare. Succede anche questo, insomma, sì. Ecco i nostri tre compari che sono stati sommersi dal pubblico. Facciamo questo matrimonio, faccio io un matrimonio, vi sposo. Qual è il problema? Di mattina mi sai un po' difficile. Amor che mai amata, mar perdona, mi preso di costui abbastanza forte che come vedi ancora non mi abbandono. Con le bacchette in mano lei poi ancora più. È un meglio. Allora, proponiamo un'altra bella canzone per i nostri amici e telespettatori. Io intanto ricordo velocemente che siete sempre in diretta su Tele Nostre Prima TV e questo è il Buongiorno Show. Si chiama Chiacchiere e Caffè, sempre con voi, ogni mattina, sempre con il sorriso e tanta allegria. Questa mattina tanti amici, tanti ospiti, ci sono le nocciole, ci sono le bacchette di Rubicco, le pizze del bar La Piazzetta. Carmine in diretta? Abbiamo Carmine in diretta, un attimo solo. Pronto Carmine, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Carmine, allegria, allegria Carmine, buongiorno. Ecco in primo piano la diretta con Carmine. Sì. È l'altro. Pronto? Ottavio, buongiorno. Buongiorno Carmine, vuoi... Ho detto, mettici la Ida al Barone Rosso. La Ida addirittura, la Ida per il Barone Rosso. Carmine, vuoi ascoltare qualche canzone in particolare o sei soddisfatto già dal pezzo dell'usignolo? Già me l'ha dedicato lo signolo. Sì, hai sentito che palomba è notte, eh? Palomba è notte, sì. Carmine, ti dedichiamo la nostra trasmissione questa mattina, a te e tutti gli affezionati amici. Va bene, grazie, ti aspettiamo a bar La Piazzetta. Questa è la diretta con Carmine. E visto che c'è un ben di Dio questa mattina a bar La Piazzetta, che è a Piazzetta Cocchia, nei pressi della sede dell'ASL di Via degli Imbimbo, noi invitiamo tutti gli amici che sono adesso in sintonia a piombare al bar La Piazzetta e magari assaggiare le nocciole del nostro presidente dei presidenti, ma soprattutto i cornetti, le prelibatezze che propone lo staff del bar La Piazzetta, iniziare da quelle splendide pizzette calde che non so che fine abbiano fatto, poi... Sono già finite, stanno in vetrina le pizzette, quindi ce ne sono ancora in abbondanza. Allora noi abbiamo l'eccellenza irpina qui che praticamente è commovente, no? È una cosa commovente e ne approfitto per fare praticamente una fotografia. Cosa no, detto? Più che una fotografia. Sono spuntate anche delle opere d'arte qua. Vabbè, questa è una delle nostre maschere scaramantiche, cioè parliamo dell'irpina, eccellenza nocciole, parliamo dell'irpina invece arte, ma non la mia, non la mia, no, ma quella che è in giro per l'Irpinia, cioè le maschere che praticamente... Come si chiama questa maschera? Sono le maschere europee, che praticamente sono maschere che si mettono sulle porte o negli angoli dei vicoli per scacciare... E portano fortuna. Meno male. E poi che c'ha il libro? Poi abbiamo... Sempre per questa pillola... Sempre l'Irpinia, no? Dedicata a Cairano. A Cairano. Cairano, gli scavi di Cairano fatti anni fa, no? Questo è un regalo carissimo che ha fatto un amico. Che lo tenga stretto allora questo bel regalo. Grazie per questa parentesi culturale, mi faccio spazio tra gli amici anche per raggiungere il set dove ci sono i compari, c'è anche Compalupo. Compalupo, guarda che emozione con guarda Vito Chimenti, guardalo come ti osserva. Il re della bicicletta, cosa proponiamo ai nostri amici? Ci hanno fatto una richiesta per sì. Telefono, il Uaglione. Uaglione, fai con Uaglione, un signor Uaglione. Una mano pure io. Fai con Uaglione. Yeah.
Abbiamo anche ascoltato la voce l'ululato del nostro Barbalupo, come fa questa canzone, almeno il refrain, il motivetto, perché ti ho sentito cantare, come... Tu sei guaglione che da mise in capo a gioco pallone, ma non conosce i femmine, corri in braccio a tua mamma. Oh, pure che la mossa addirittura, è bravo il nostro Barbalupo. Adesso mi avvicino ai nostri amici, che sono anche aumentati, quindi questo ci fa piacere. Signore, si sta divertendo, sì? Ascolta un po' di canzoni, insomma, qualche gag dei nostri amici. Presidente, allora, le nocciole vanno alla grande? Alla grande, sì. Noi abbiamo fatto una cooperativa da Velino, la prima in tutto il PIN. Come si chiama? Nocciole Irpine. Nocciole Irpine. Complimenti al presidente che porta avanti la bontà del nostro territorio. La bontà veramente del nostro territorio. È una bella cosa. Sì, non so se siete riusciti intanto a dare un'occhiata alle prime pagine dei Ma noi parlavamo del lupo degli anni d'oro. Lupo dell'anno d'oro, sì, i lupi dell'anno d'oro. Claudio che è impegnatissimo a seguire le disfatte della Serie A di Inter e Milan. Sì, intanto direi, caro Meteo Pep, di prendere la prima pagina del Mattino. Ovviamente c'è Folla questa mattina al bar La Piazzetta, siete sempre in diretta su Telenostra e Prima TV. Ecco qua, questa è la prima pagina del Mattino di Avellino, che apre con il tunnel, raffica di prescrizioni sull'opera, poi c'è il calcio Avellino, Grana Gerbaudo per mercoledì, al centro quest'altro titolo che riguarda invece gli annunci su web per incontri e massaggi, la provincia supera la città e fine a luci rosse, boom delle cinesi Love Cost, la rubrica dedicata al meteo, ancora sole ma attenzione alla nebbia, questa la prima pagina del Mattino di Avellino. Subito cambiamo quotidiano, questo è il quotidiano, l'edizione Irpina del quotidiano che apre con inchiesta migranti, 23 indagati, articolo e titolo sulla Sidigas Avellino, Corsara Barese, Cole e Nichols trascinano gli Irpini alla vittoria. Poi c'è anche un titolo che riguarda la politica, il centro-sinistra cambi rotta. Questo è l'intervento del sindaco Giuditta. La prima pagina dello sport del Mattino, scatto Napoli. Presidente, lei è... Sono tifoso del Napoli, sì. Napoli, sempre sono stato. Ma ce la farà raggiungere la Juventus o no? Spero di sì, quest'anno pare che sia ottima squadra. Voi invece cosa ne pensate? Che codi? No, cioè il Napoli ce la farà o no? Insomma, ma io penso o il campionato sì. È chiuso? Io penso di sì, ce la farà. Un po' di pazienza, piano piano ce la farà. Lei invece è un po' scettico. Per l'anno prossimo forse c'è qualcosa per il Napoli, ma quest'anno se lo può dimenticare. Quest'anno non c'è nulla da fare. Chiedo agli esperti, insomma, Napoli ancora campionato aperto, Carmine? Beh, è chiuso già. Il Napoli insomma tiene il passo relativamente, perché sei punti sono sempre sei punti, però è lì il crollo dell'Inter, è quello che fa molto discutere. Però qui si parlava cinese, adesso ho capito perché Pelé improvvisamente ha cominciato a parlare cinese, insomma. No, era una bordata all'Inter, esatto, tifoso napoletano, sapete, no? Però penso che l'Inter abbia preso il quarto gol a freddo, è stata un po' sfortunata. Il quarto gol a freddo non è male, Cesare, insomma, cosa è successo? Quest'Inter che comunque è riuscito a fermare il Barcellona, veniva da alcuni risultati ottimi in campionato, una striscia. Io dicevo con Carmine Losco, dicevo che il portiere sarà anche fortissimo nei pali, quando si distende è fortissimo, lo dicevamo io e Carmine, però nell'area piccola insomma lascia un po' a desiderare. Però ci sono palloni, siamo d'accordo, però... Il portiere deve essere anche protagonista dell'area piccola. Squizzetto, comunque diceva... si parlava cinese, non era relativo solo al calcio, perché mi sembra che ci sia un titolo anche sul Mattino. Un titolo equivoco. Ah, ecco, i massaggi, ho capito. Massaggi cinesi. Il web che parla cinese. Ma poi volevo sottolineare la vittoria della Sidigas nel basket. Eh sì, perché parliamo brevemente anche della Varese, del che è una bella impresa, insomma, che dà... sicuramente ulteriore valore a questa stagione della Sidigas, che sia pure con alti e bassi in alcuni momenti, però è una squadra che si dimostra molto forte. Un'altra eccellenza, il basket, che comunque porta in alto i colori biancoverdi, vero Cesare? Sì, la squadra di De Cesare, speriamo che De Cesare faccia lo stesso anche nel calcio, riesca a portare l'Avellino... E speriamo bene, ci sarà questo
queste aspettative saranno premiate per il calcio così come nel basket, visto che c'è il patron De Cesare al timone? E noi ce l'auguriamo, visto che tutto fa riferimento a De Cesare, che riesca nella doppia impresa, quella di rilanciare il calcio e di confermare il basket ad alti livelli, come sta facendo in Europa, questa volta però cercando anche di vincere magari qualcosa in Italia. Speriamo bene allora, Pelé. Il pacchetto deve essere completo e positivo. Io spero che la palla, non ne capisco niente di pallacanestro, te lo premetto, però guardo solo i risultati, se la Vellina ha vinto ha fatto un canestro più di, dell'avversario. Però per quanto riguarda il calcio, era secondo me necessario fare più punti possibili in questo tragitto prima del mercato, prima dei nuovi arrivi. Speriamo che il direttore ci faccia assaporare 3-4 persone di qualità, e penso che per l'Avellino non ci dovrebbero essere problemi. Cesare, volevi aggiungere qualche altra cosa? Una nota su Parisi. Fabiano, il ragazzo che ha compiuto 18 anni. Il ragazzo che ha compiuto 18 anni ed è irpino, una partita veramente alla grande. La partita alla grande, intanto vieni... Elia, pure tu segui l'Avellino attuale, ovviamente, non so, quello del passato, cosa te ne sembra di questa squadra? Riuscirà a vincere il campionato intanto? Lo spero, ma penso quasi sicuramente sì, ce la farà, sì. Come abbiamo fatto pure qualche anno fa, che stavamo comunque in Serie D, ce l'abbiamo fatta, che... E in poco tempo siamo comunque riusciti. Vabbè, insomma, fiduciosi, siamo sempre in diretta con Telenostra e Prima TV. Giusto l'obiettivo puntato sulla Gazzetta dello Sport, ecco qua, che parla di Juve Milan, signora e padrona. Mandzukic e CR7 hanno dominato. Pipita vede rosso, è stato espulso. Il risultato di 2-0 per la Juventus. Contenta, signora, per questo risultato della Juve? Non sono una sportiva, però sono felice. Ma segue la Juventus, tifosa della Juve? Beh, per mio figlio sì. Ma campionato finito, signora? Oppure secondo lei c'è ancora qualche speranza per il Napoli? Non sono sportiva, posso dire altro. Quindi come si chiama suo figlio? Guido. Ringraziamo Guido, tifoso della Juventus. Ecco qua, c'è qualche altra chiamata in diretta? Sì, hanno chiesto il ballo del qua qua. Il ballo del qua qua? Veramente il ballo del qua qua? Hanno chiesto, caro compare poeta. Ebbene sì, qua ogni... Facciamo un po' di ballo del qua qua, sempre in diretta da bar La Piazzetta, a Piazza Cocchia. I nostri compari in azione con il ballo del qua qua. Vai. Forza Napoli! Forza Napoli, non gliel'ha chiesto nessuno, però. No, vabbè! Forza Napoli, forza Ciuccia! Deve agganciare alla partita della Juventus, mi ha fatto piacere che Higuain ha sbagliato un rigore, perché così è il tradimento che ha fatto a Napoli, va bene? Vabbè, è un suo siparietto questo. Higuain ha sbagliato un rigore. Higuain ha sbagliato il rigore. Se Meteo Pep può trasferirsi da questa parte con la cartina, prego Meteo Pep, che aspettiamo perché sta per arrivare il momento clou, il momento più atteso della nostra trasmissione. Meteo Pep rinvia l'appuntamento, se ne parla tra poco, giusto per creare un minimo di suspense. Insomma, il nostro Barbalupo, eccolo qua. Barbalupo, ma tu pure canti? Sì, mi piacciono queste canzoni. Poi... Qual è una canzone in particolare che ti fa impazzire? Ma tutte. Tu sai pure le canzoni che spingono l'Avellino, quelle dei tifosi sugli spalti, le abbiamo anche proposte. L'ho sempre cantate. Visto che siamo al bar La Piazzetta, ci sono tanti amici, amico Ela, dobbiamo un attimo accennare. Signori compari, giusto un accenno dell'amico è dedicato a tutti i tifosi dell'Avellino. Vai.
Allora, come fa? Sarà perché ti amo. Ah, è uscito un'altra canzone. Sarà perché ti amo. E amico è? Amico è. Vai. La 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 la. L'Avellino, e quando segna l'Avellino Barbalupo si alza in piedi, mani in alto. Aia, che c'è? Gol. Ah, quindi alzi il compagno a piano. Il compagno a piano. Sì, ma ulula di più, fai sentire la voce del lupo quando segna l'Avellino. Guarda che ti stanno adesso seguendo anche dagli Stati Uniti. Vai. Gol! Gol! Lui pure è tifoso dell'Avellino, vedi? Che canzone gli vuoi dedicare a lui? Un accenno di una canzone. Il solito inno. E vai con l'inno, vai, con l'inno bianco verde. Ale la la la, ale ale ale, ale ale ale, la la la. Tentativo di spogliarello, cosa sta succedendo? Ecco qua, un attimo solo, ecco qua, anche la sciarpa, arriva la sciarpata bianco-verde dagli spalti del bar La Piazzetta, ecco qua, insieme Usignolo e Barbalupo, ma che bella coppia! Ale, 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 forza lupi! Coppia Usignolo e Barbalupo. Anche giro di valzer, complimenti, no, mi devo complimentare con l'Usignolo biancoverde e ovviamente il mitico Barbalupo, attenzione. La della serie B. Ma c'è stato anche un tentativo di strangolamento a un certo punto. Vabbè, adesso a tipo stregone se la mette la sciarpa. Andiamo dai nostri amici, giriamo l'obiettivo del nostro Luciano. Buongiorno, buongiorno. Forza Lupi, come sempre. Noi stiamo facendo un po' di baldoria. Lei viene spesso al bar La Piazzetta. Sì, sì. Ecco, ti trattano bene, sì. Così apprendi il caffè? Il caffè. Il caffè, il buon caffè del bar La Piazzetta. Andiamo avanti con i tanti nostri amici. Purtroppo è stato creato così, lo studio. Abbiamo lo studio. Ecco qua, un attimo solo di silenzio se è possibile, un attimo di attenzione perché sta per arrivare il momento clou. Siccome io non ho più parole per presentare Meteo Pep, che è il momento più atteso della trasmissione, è ovviamente un presentatore d'eccezione come Carmine Losco, che sicuramente avrà più aggettivi per definire Meteo Pep. Con il sole e con l'ombrello, ecco Meteo Pep. Meteo bello, eccolo qua, Meteo Pep. Ma non è possibile, Meteo Pep, che lei addirittura insomma beve prima dell'appuntamento. No, questo Meteo Pep, vai. Allora, questo è uno dei momenti più attesi. Il momento più atteso, il momento clou. Il tempo sarà buono tutta la settimana perché continuerà la famosa estate di San Martino. Però a metà settimana prossima, penso che sia del sonno delle nuvole a nord, però qua non tocca niente, il tempo sarà buono. Settimana prossima, di quante settimane è fatta? Di quante...
La settimana è da 5 giorni, 7 giorni. Tempo fino a giovedì, poi giovedì posto. No, ci sta metà settimana. Attenzione, non si riscaldi, Meteo Peppa, vabbè, quello per lei è un provocatore. È un provocatore, Peppa, vabbè, ma non possiamo assolutamente mettere in discussione il meteorologo più richiesto del mondo. Quindi, sì, per questa settimana i cieli si presenteranno sereni. Ma qualche velatura in transito, però temperature in aumento e venti deboli di direzione variabile da guardanti settentrionali. E poi da quadrante meridionale di scirocco. Intanto si è fatto la barba lei, sì. Cosa ha usato? Io ho usato... Un motosega? Cosa sta succedendo adesso? Lei mi abbraccia? Tu con la barba e io senza. Sì, bravo. Vorrei fare un saluto a Anna Maria Spagnuolo. Sì, a tutti i fans con, di Meteo Peppa. Con Carmine e Anna Spagnuolo con Salvatore. E un saluto a Serena. È finita? È finita. Ma non era cantata la dedica? La dedica di Serena fa così: Serena, tu sei sempre Serena. Ma Carmine Losco, che è un DJ ancora di valore assoluto, e voleva sentire però un pezzo che ha reso famosi anche i The Journalist, perché deve sapere Carmine che sotto il sole di Riccione è una creatura di Meteo Peppa, c'è cioè la Meteo Peppa version. Ma poi c'è anche una canzone famosa di Venditti che è dedicata al nostro Peppo Bell. Qual è? Peppino. Potessi chiamare anche Peppinella. Vabbè, insomma, però facciamo giusto un accenno di sotto il sole di Riccione, così sotto di Riccione, il sole di Riccione, siccome che mo il tempo è un po' caldo, e se fa così: sotto il sole di Riccione, sotto il sole di Riccione. Non te l'aspettavi? No, devo dire che è stato un ottimo risveglio. Sì, Elia, come stai? Tutto bene? Tutto a posto? Sì. Ti abbiamo lasciato con i giocatori biancoverdi. Hai visto quante sorprese? Sì. Ma c'è un giocatore in particolare a cui tu tieni di più? Un giocatore dell'Avellino? Non lo so, tra Diaz, Dirceu, Juari. I grandi assi stranieri. Sì, sì, vabbè, non solo stranieri. Pure per esempio Amodio, oppure il portierone Tacconi. Tu ce l'hai un poster a casa, sì? Sì, sì. E chi è? Di chi? Vabbè, c'ho tutta la squadra. Tutta la squadra, ma non poteva essere altrimenti. Il presidentone ne ha viste di partite. Se guardate con i suoi occhi di ghiaccio, il presidente somiglia molto a Charles Bronson. Fai un obiettivo, un primo piano sugli occhi di ghiaccio del nostro presidente. Presidente, lei ne ha viste di partite. In Serie A seguiamo tutte le partite. Tutto fuori. E qual è la partita che si ricorda di più della partita? È stata quella che con la Juventus 3-3, anche se c'era qualche. Ha mai incontrato il nostro Barbalupo? Sì, mi ricordo, sì, di lui. Insomma, tante emozioni in bianco-verde, tante partite. Speriamo che tornerà presto quel tempo. Speriamo veramente che c'è bisogno di una mossa ad Avellino, perché è tutto morto ad Avellino. Carmi, che dici? Sei fiducioso? No, mi ricordava il fatto torneremo in alto. Sì, 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 torneremo in alto quanto prima. Mi ha ricordato la partita con la Juve 3-3. Però guardando Valente lì mi fa una cosa un po'... Il re della bicicletta, sì. Non è Valente, però è Vito Chimenti. Vito Chimenti. Però somiglia. Vito Chimenti, bravo, bravo, mi ricordo tante belle cose. Sì. Sicuramente tanti ricordi biancoverdi, noi siamo alla fine della nostra trasmissione, tutto bene, tutto a posto? Tutto ok, tutto sì. Okay. Allora, noi siamo alla fine della nostra trasmissione, mancano pochissimi minuti, pochissimi secondi. Intanto ringrazio tutti gli amici... Un abbraccio circolare a tutti gli amici, li facciamo vedere così. Ecco qua, un bacione a voi che siete stati di compagnia questa mattina. Meteo Peppa, Carmine Losco, i nostri amici, Prete Gaudio, Cesare Ventre, il presidente dei presidenti e tutti, insomma, li ringraziamo. Ringraziamo il nostro Elia, la new entry questa mattina, che ci ha portato un po' di freschezza bianco-verde. I nostri amici del bar La Piazzetta, come vanno le cose? Tutto bene? Tutto a posto? Hai visto quante nocciole il presidente dei presidenti? Voglio mangiare. Cosa avete preparato, oltre le pizzette, i cornetti e tanti dolci? Bomboloni, zeppole... Netta Nutella, un po' di tutto. Vediamo anche la crostata. La crostata alla marmellata, cioccolato. Bravi, bravi, insomma, sempre al bar La Piazzetta, però è il momento delle poesie. Prima della abbiamo parlato canzone. Di calcio, 90° minuto, Paolo Valenti. Paolo Valenti, sì.
Ogni domenica, quando si giocava il campionato, c'era l'appuntamento tanto desiderato. Un dubbio da sciogliere, un gol annullato, magari chissà, un rigore negato. Con il cuore rivolto, un nodo in gola. Se la squadra aveva perduto, si continuava a infierire sull'arbitro cornuto. Aspettando impazienti, 90° minuto. Gli inviati dai campi, i collegamenti, e seduto dietro a una scrivania c'era Paolo Valenti, che dava il giusto merito ai vincenti e accarezzava ed incoraggiava i perdenti. Da professionista, in modo imparziale, il suo commento non era mai banale, ma sempre oculato e disinteressato. Per questo era amato e considerato, e tutti quanti fino alla fine ci chiedevamo, però ogni volta invano, la tua squadra del cuore, il tuo grande amore. Lo abbiamo saputo, ma solo dopo la tua scomparsa, che anche lui ogni domenica con il cuore in gola seguiva fedele le magie di Antognoni e della magica viola. Ebbene, facciamo un applauso al nostro Cesare, ovviamente il ricordo di un grande come Paolo Valente. Dallo studio numero uno ci trasferiamo allo studio numero due, dove c'è il caro compare poeta Aurelio. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno col cuore. Buongiorno col cuore. Il risveglio è più bello? Prendiamo un caffè. Con lo sguardo rivolto al cielo e col sorriso colmo di speranza. A volte per cominciare bene la giornata basta un buongiorno di cuore, guardando ogni mattina il sorgere del sole. Alzati, il caffè ha bisogno di te, non smettere mai di credere alla speranza. I miracoli accadono ogni giorno, alzati ogni mattina col pensiero che qualcosa di meraviglioso sta per accadere. Non riavrai di nuovo questo giorno, fai in modo che conti, e grazie alla nuova giornata non sprecarla. Ciò che fai oggi è ciò che conta di più. E allora buongiorno, un buongiorno di cuore lo danno i tre compagni e le emittenti locali. Grazie. Tele Nostra e Prima TV, siamo alla fine, grazie Barone Rosso, grazie Rubicco. La poeta poeta. Grazie per la presenza, il nostro Barbarupo. Lo chiudiamo con Cantarì. Piazzetta Cocchia, alla prossima, sempre con noi e con il sorriso.